Bentornati in questo nuovo video. In questo video, un po' diverso dal solito, vi racconto la mia esperienza al Super Fight Roma, evento organizzato inizialmente il 5 febbraio, ma per ragioni Covid è stato rinviato a ieri, 2 aprile, organizzato da Octagon, nel quale il main event era il match di Mattia Faraoni contro Vadim The Machine Fegger. Oltre al main event di Mattia, ci sono stati altri match molto interessanti. Match di Save It Pro, box francese, di altri match di Fight Code Rules, meglio conosciuto come K1, e anche un match di Muay Thai, oltre a 3 match di MMA che hanno fatto da antipasto appunto ai match di Fight Code Rules. Il primo match di Fight Code Rules è stato quello per la categoria dei 70 kg tra Diego Antonelli e Fabio Manzi. È stato un match molto combattuto, infatti fu molto combattuto per tutti e tre i round per tutti e tre i round che erano costituiti da tutti e tre i round di 3 minuti. E alla fine, per quanto è stato combattuto questo match, si è decretato il pareggio. E il match successivo è stato sempre un altro Fight Code Rules, però per la categoria 66 kg, tra Pavel Diak e Eugenio Paladiev. Dopo un primo round molto combattuto, alla fine Pavel Diak è stato costretto a dare forfait, è stato costretto a ritirarsi, poiché dopo aver appunto tirato un calcio che Paladiev gli ha parato, cade male sul piede ed è costretto appunto a ritirarsi poiché si era fatto molto male. E quindi è stata decretata la vittoria a Paladiev. In questa serata, soprattutto in questo match è lampante il fatto che questa serata è stata contraddistinta dalla sportività e non è vero che il pugilato e gli sport da combattimento, la kickbox, la Muay Thai, la Save It Pro sono sport violenti. È vero che per certi aspetti sono sport violenti perché comunque ci sta il contatto. Ma dall'altro punto di vista c'è sempre la sportività, che molti si dimenticano, molti criticano gli sport da combattimento senza ricordarsi il fatto che molto spesso ci sta la sportività dietro a questi match pure. Il terzo match è il match di Save It Pro tra Leonardo Caputi, campione italiano ed europeo appunto in questa categoria, nella Save It Pro, contro Matteo Picchierri. Innanzitutto, come al solito, l'entrata di... Come al solito Leonardo Caputi ha fatto la sua entrata di scena che dal vivo fa ancora più impressione dal punto di vista in senso positivo perché appunto è proprio un'entrata a effetto che adesso appunto vi mostro. Appunto l'entrata di Leonardo Caputi, vi racconto in breve come è andato il match. Il match si è iniziato con un primo round in cui Matteo Picchierri sembrava avere di più di Leonardo Caputi, ma alla fine Leonardo Caputi si è ripreso e si è portato a casa il match, mandando appunto dimostrando tutta la sua forza e la sua bravura. Il match successivo è stato l'unico match di kickboxing femminile tra Anna Rotatori e Beatrice Insolia. È stato un match molto combattuto e appunto molto combattuto, solo che si è visto che Beatrice Insolia
già da metà comunque del secondo round faceva fatica con il fiato, non ci arrivava con il fiato. Anna Rotatori ha capito questo, ha continuato ad attaccare e si è portata a casa il match. L'incontro successivo è stato l'incontro di Muay Thai tra Paolo Cannito e Luca Guerrieri. Innanzitutto, devo dire che Paolo Cannito mi ha sorpreso in senso positivo, perché comunque a 19 anni essere così aggressivo in un match, comunque in un evento come questo, che è un evento che è stato così tanto sponsorizzato, poiché era il primo match di Sudazone, di kickbox, di Muay Thai, comunque il primo evento di sport combattimento su DAZN. E poi anche perché era stato molto sponsorizzato da la Stardust e da anche lo stesso Mattia, che appunto ha promosso molto l'evento, sia perché lui era il main event, sia perché comunque era un evento che meritava tanto. Tornando appunto all'incontro di Paolo Cannito, lui inizia subito molto aggressivo e alla fine al secondo round manda KO il suo avversario. Mo è stato molto, molto, mi ha sorpreso molto, molto, molto. Mi ha sorpreso molto perché a 19 anni essere così aggressivo e portarsi comunque a casa un match e essere così aggressivo mi ha sorpreso soprattutto per la sua aggressività. Detto questo, il sesto match della serata è stato quello tra Giancarlo Zignale e Andrea Storari. Alla fine, anche questo è stato un match combattuto, ma alla fine la spuntata a Giancarlo Zignale. Gli ultimi tre match sono stati i tre match che avevano tre match molto, molto dei match che avevano molte aspettative su di sé, su di loro. Basti pensare al fatto, oltre appunto al main event tra Mattia Faraoni e Vadim The Machine Fager, c'erano appunto il match di Roberto The Butcher Oliva contro Fabrizio Conti. Raini Clan sale sul ring Oliva è il campione intercontinentale ISCA per la categoria appunto 63 kg ed è stato un match combattuto, ma soprattutto Fabrizio Conti ha subito molto il fattore appunto atlantico, poiché Roberto De Bacci Oliva, che appartiene al Raini Clan di Roma, giocava in casa, spinto comunque da tutto il pubblico dell'Atlantico. Dopo un round manda il tappeto all'avversario. E dopo che ha mandato KO l'avversario, tutto l'Atlantico è esultato. Come? Poiché appunto Roberto De Bacci Oliva aveva vinto un match, ha vinto il match mandando al tappeto dopo un round, che comunque è stato veramente. E oggettivamente appunto non lo conoscevo, però sono rimasto comunque sorpreso, perché comunque, cioè, mandare a tappeto un avversario al primo round, su tre round, significa che eri proprio carico per il match e volevi vincere a tutti i costi, e l'ha dimostrato Roberto De Bacci Oliva. Il match successivo, che appunto precedeva il match di Mattia,
era appunto quello tra Domenico Lomurno, campione mondiale WKU, contro Angelo Acloud. Devo dire che Domenico Lomurno era spinto da... era spinto da tutte quelle persone che si sono fatte che da Altamura sono venuti a supportarlo, e infatti Lomurno, sentito appunto il supporto del pubblico, è riuscito a portarsi anche la vittoria. Adesso parliamo del main event, però prima di parlare in sé del main event vi faccio vedere comunque l'entrata di Mattia Faraoni. Angolo blu, Roma, 13 novembre 1991, tre volte campione italiano, campione in carica, italiano cruiser, bronzo ai mondiali e agli europei WACO, ha combattuto e vinto in eventi come Infusion, Octagon, Bellator, 25 vittorie in 29 incontri per il Raini Clan. Sale sul ring Mattia Faraoni. Entrare Mattia Faraoni, adesso entriamo nel dettaglio del match. Innanzitutto è veramente un peccato che un evento così, che DAZN ha avuto problemi proprio quando c'è stato il main event, il match più importante della serata, Mattia Faraoni contro Vadim The Machine Fegger. Mattia Faraoni comunque lo conosciamo soprattutto perché ha sia perché comunque lo scorso luglio ha vinto con il rematch contro Francesco Versace per il titolo di pesi massimi leggeri nel pugilato, e poi lo conoscevo perché comunque nel 2019 ha vinto Octagon e è entrato nella lista ranked per insidiare il campione attuale nella categoria ISCA, ovvero Tapia. Però per insidiarlo doveva battere Vadim The Machine Fegger. Vadim The Machine Fegger, anche lui è molto conosciuto, poiché lui è il campione appunto WKU ed è anche il campione europeo di WFMC. Il match è stato a senso unico, poiché Mattia Faraoni è partito subito carico nel primo round, spinto comunque da tutto il pubblico che era venuto a supportarlo. Mette all'angolo Fegger, lo mette sotto pressione. Fegger riesce a resistere fino alla fine del primo round, ma nel secondo round a Mattia Faraoni servono 48 secondi per mandare al tappeto Fegger, portarsi a casa la vittoria, e quando appunto hanno decretato la vera e propria vittoria di Mattia, all'Atlantico l'Atlantico è esploso, perché la maggior parte erano venuti per Mattia Faraoni, e grazie a questa vittoria Mattia adesso può affrontare in futuro il campione Isca Tapia, lo spagnolo Tapia,
ed è stato molto, devo dire che è stata veramente una bellissima serata che si è conclusa nel miglior modo possibile con la vittoria di Mattia. E infatti io questo video lo faccio con questa felpa, la felpa di Mattia Faraoni, che perché io sono andato lì e non è esclusivamente solo per supportare Mattia, perché mi sembrava giusto andare all'Atlantico a supportarlo, perché non era la stessa cosa vederla in TV o vederla dal vivo, perché poi dal vivo vivi delle emozioni che in TV non puoi vivere, poiché stare tutti insieme a supportare comunque Mattia, perché l'Atlantico in pratica la maggior parte erano venuti anche da fuori Roma per supportare Mattia. Quindi devo dire che sono stato veramente veramente felice di quando Mattia ha vinto. Detto questo, appunto, questo video finisce qua.